Amici appassionati di calcio, ben trovati a questo nuovo appuntamento con Chiacchiere da VAR, la rubrica interamente dedicata al circuito EIPA Calcio Elite, il primo a livello amatoriale in Italia dotato di VAR. Da questo deriva appunto la denominazione del programma. Accanto a me, lo vedete, c'è Leonardo Talusi che Salve a vado tutti. immediatamente a salutare. Salve a tutti, ben ritrovati, cari amici. E allora, Leonardo, partiamo subito con il massimo campionato del circuito EIPA Calcio Elite, vale a dire la Serie A d'Elite Xain, che sta entrando nella fase cruciale. Noi facciamo, insomma, il punto sull'ultimo mese di campionato. Si sono giocate anche le gare delle varie coppe, ma insomma, per il momento puntiamo l'attenzione sul campionato. Ecco, cosa è successo in questo mese? Vai a spiegare tu, insomma, le dinamiche e la situazione, soprattutto per quanto riguarda la lotta al vertice. Il campionato si è riaperto innanzitutto perché ieri il Maccabi ha pareggiato 1-1 alla Trastevere Stadium contro la Montagnola, una partita non troppo bella dal punto di vista delle emozioni, ma tatticamente è stata una gara giocata alla perfezione dal Maccabi nel primo tempo, nel secondo tempo invece dalla Montagnola che ha trovato il gol del pareggio al quarto d'ora e poi si è difesa a spada tratta senza subire più nulla. Non è il primo pareggio del Maccabi però, caro Luciano, Ecco, perché... infatti, scusami se ti interrompo, volevo chiederti proprio questo. Ritieni che il Maccabi effettivamente abbia frenato oppure si tratta semplicemente di mezzi passi falsi, perché il Maccabi non ha ancora perso in questa stagione? Dunque, se c'è più casualità in questi risultati del Maccabi oppure se effettivamente siamo di fronte ad un calo della squadra di Federico Asco. Io non credo sia una casualità, perché arrivano sempre alla partita in 12, 13 sono contati e tanti impegni settimanali, comprese anche le coppe, poi a un certo punto pesano sulla morale, sulla testa, sul fisico di determinati calciatori. Quindi è chiaro che Maccabi sia un po' stanco mentalmente e fisicamente, lo si è visto ieri, perché dopo l'1-0, arrivato dopo 6 minuti, non ha più attaccato, ha tirato due volte in porta in tutto il primo tempo e ha cercato di difendersi a spada tratta, subendo poi il gol dell'1-1 con una magia. Anche alla Borghesiana contro l'Unione Ferrovieri, me la ricordo perché c'ero io in cabina di commento, il Maccabi prende gol al sesto della ripresa da calcio d'angolo, quindi vuol dire che mentalmente sei disattento, hai staccato la spina, prendi gol lasciando da solo il centrale difensivo dell'Unione Ferrovieri sul secondo palo, però sono riusciti a pareggiarla al terzo minuto di recupero, quindi vuol dire che è una squadra che non perde mai, ma perché è obiettivamente più forte delle altre, secondo me. Poi è chiaro che con le tante partite, la stagione lunga, la panchina corta, tutto questo poi diventa un problema. Però alle spalle del Maccabi avanza l'Alba Roma, Alba Roma che adesso è a meno 2 dalla vetta e che sta pagando gli scontri diretti, perché ha perso in entrambe le occasioni con il Maccabi e anche tra le polemiche per quanto riguarda la sfida di ritorno, Sì. risolta in pieno recupero da Ojeda dopo un calcio di rigore peraltro fallito dall'Alba Roma sul punteggio di 2-2. Esattamente, col Mininni che ha ancora probabilmente sulla coscienza quel tiro dal dischetto mancato. L'Alba Roma è forte. L'Alba Roma è una grandissima squadra che sa giocare al calcio, che gioca bene al calcio, sfrutta gli spazi e sfrutta soprattutto gli errori delle sue avversarie. Ha pagato gli scontri diretti, come dici tu, perché sono arrivati alla prima giornata d'andata, quindi quando ancora bisognava entrare un po' nel vivo dei meccanismi, degli ingranaggi del campionato, perde 2-0. E al ritorno, tra le polemiche, come hai detto tu, perde 3-2, una partita bellissima al Trastevere Stadium al Cardiopalma, che avrebbe Con quattro rigori, con peraltro. quattro rigori, esattamente quattro chiamate VAR, che ci ricolleghiamo anche al discorso VAR, però l'Alba Roma si sta pagando obiettivamente quelle due partite, però a meno due, a 3 giornate dalla fine,
Alla prossima c'è Orione Alba Roma, lo scontro con la terza in classifica e con la rivelazione del campionato. Mentre il Maccabi sarà ospite del Real Miami, esatto. Quindi potrebbe nuovamente incrementare il margine di vantaggio il Maccabi, che poi ha due partite niente male però nel finale di campionato. Esattamente, perché mi ricordo l'Orione ogni Santi all'ultima giornata in trasferta al Trettone. E la Lokomotiv alla penultima. Alla Lokomotiv in casa, e ricordo l'anno scorso la partita con la Lokomotiv decise il campionato, perché il Maccabi riuscì a risolverla con un Eurogol di Piperno in scivolata dal limite dell'area di rigore, 2-1, poi si sono scontrate anche in semifinale di Coppa MIB. Ma per non divagare, attenzione anche al Real Miami però. Ecco, Alba Roma avrà nell'ordine Orione Ognissanti in trasferta, poi il derby della Romulea con l'Atletico Smistamento e la gara conclusiva contro il Borgo Rosso, sempre alla Romulea. Dicevi della semifinale di Coppa MIB, Maccabi ed Alba Roma saranno di fronte anche quest'anno in semifinale di Coppa MIB, fu la finale. Esattamente. Della passata stagione, una semifinale questa che si disputerà però il 12 di aprile, dunque dopo la conclusione della regular season, quindi sarà un po' la resa dei conti tra queste due squadre. Il Maccabi è andato avanti anche in UEFA Cup, sì. Ha eliminato una squadra fortissima, un'autentica corazzata, con una rimonta nel secondo tempo da 0-1 a 2-1, e ha rischiato di prendere lo 0-2 per il rigore sbagliato da chi è che l'ha sbagliato? Palle rotonda, è vero, rigore causato e parato da Impellizzeri, sì, croce delizia Impellizzeri, che poi è venuto anche a chiacchierare con i nostri microfoni nel finale di gara. Partita bellissima obiettivamente in UEFA Cup, con la CRC che sa giocare benissimo e sa sfruttare tanto gli spazi, attacca molto bene in verticale, perché Azzap, che è un giocatore fantastico, l'abbiamo visto anche con la maglia dello Sporting Roma, poi ci vediamo la Serie B Challenge, certo. E adesso, come dicevi tu anche precedentemente, la semifinale di Coppa MIB è bella perché si azzera tutto, conti aperti in casa dell'Alba Roma. Sarà una partita dove obiettivamente io non riuscirei a fare calcoli, almeno in questo momento. In UEFA Cup invece l'Alba Roma è fuori, perché sì, è uscita con sì, esattamente, ai calci di rigore a dicembre, negli ottavi. E dunque, insomma, parliamo di squadre di assoluto livello che si daranno battaglia su due fronti. Di UEFA Cup torneremo a parlare in chiusura di trasmissione, perché effettueremo il sorteggio delle semifinali che vedranno impegnate quattro squadre del circuito AIFA Calcio Elite, dunque a testimonianza anche del buon livello raggiunto dal nostro circuito. Io direi però, Leonardo, che se la regia ci dà l'ok, possiamo andare a vedere il riepilogo dei risultati delle ultime tre giornate di Serie A. Allora chiedo a Massimo Montiroli di mandare in onda la grafica relativa alle tre giornate di cui stiamo parlando. Eccole qui, la 13ª giornata vede l'Alba Roma vincere contro la Montagnola per 3-2, un pari spettacolo tra Borgo Rosso e Unione Ferrovieri, dove tu obiettivamente credevi di perdere malamente. Sì, il Borgo Rosso ha attraversato un lunghissimo periodo negativo e insomma almeno un punticino qui lo ha racimolato. Lokomotiv che batte 2-0 in scioltezza l'Atletico Smistamento, l'Orione ne fa 5 al Real Miami, Maccabi Lupo invece finisce 4-0, una partita che ricordo perché ero io a commentarla. Maccabi che ha dominato in lungo e largo, la Lupa nel primo tempo non si è mai presentata, e la Lupa ci ha fatto vedere grandi cose nelle partite successive, perché a 14ª giornata un risultato tennistico, hanno giocato a tennis o a padel alla Romulea 6-3, nonostante ci fosse San Filippo poi, sì, tra i pali dell'Atletico Smistamento. San Filippo che è uno dei portieri migliori, e anche nelle file della Nazionale EIFA, di cui poi dovremmo parlare. Nazionale EIFA che è attesa domenica dalla partita con la rappresentativa del Mali.
6-3 della Lupa con doppietta di Lucci Cordisco, che è un centrale difensivo e segna un gol da Cineteca su calcio di punizione, doppietta anche addirittura di Salta la Macchia, altro centrale difensivo. L'Orione che passa 2-0 in casa della Locomotive. Bene il Borgorosso, mi sembra. Sì, molto bene direi, nel derby 5-0 per la Montagnola. Alba Roma che va in ciabatte, si può dire così, a passeggiare in casa del Real Miami 7-0. E poi l'1-1 di cui abbiamo già parlato tra Unione Ferrovieri e Maccabi. Abbiamo anche i risultati dell'ultimo turno, vale a dire della giornata che si è disputata questa settimana. Eccoli qui, Alba Roma batte Locomotive 3-2 in una gara che la Locomotive aveva sbloccato, una Locomotive che forse avrebbe anche meritato il pari, senza nulla togliere all'Alba Roma. Due grandi gol di Apuzzo, assegno anche Mancini per l'Alba Roma, rigore di Mininni e gol partita, se non vado errato, di Scuteri, ma vedremo tutto tra poco nella Goal Collection. Borgo Rosso invece che vince 2-1 dopo quasi 4 mesi non vinceva il Borgo Rosso, addirittura dal 14 novembre scorso, 4-2 con la Locomotive Roma. E ci sarà il ritorno settimana prossima, vero? Sì. Successo con identico punteggio 2-1 della Lupa Amatori. Questo è un risultato abbastanza sorprendente, ma la Lupa Amatori sta scalando posizioni, ha effettuato il sorpasso ai danni dei ferrovieri, dunque 2-1 della Lupa sull'Unione Ferrovieri, 3-0 dell'Orione Ognissanti ad un Atletico Smistamento che si è presentato in 7, non in 7, alla fine ha giocato con tutti gli effettivi, c'era anche il grande nonno Peo però in campo, salutiamolo però perché è finita 3-0. Sembrava ad un certo momento che potessero addirittura essere soltanto 7 i giocatori, erano 10 poco prima dell'inizio. Alla fine, grazie anche a nonno Peo, come solito farsi chiamare, Pietro Sinagoga, il marcatore più longevo, ricordiamolo, della storia del circuito EIFA Calcio Elite, è andato a segno 2 anni fa all'età di 65 anni, adesso di primavera ne ha 67, dunque ha giocato tutta la partita Pietro Sinagoga, e l'Orione Ognissanti ha vinto 3-0 con merito, ma insomma non ha sfigurato l'Atletico Smistamento. 3-0 con tripletta di Andrea Fragasso, che adesso è ad un solo gol di distanza dall'attuale capocannoniere, che è naturalmente Andrés, il Panteron, come lo hai ribattezzato tu, Leonardo Talusi. 1-1 tra Maccabi e Montagnola, partita che Leonardo Talusi ha seguito per noi con telecronaca integrale in diretta sul canale YouTube Live Calcio Elite. Ricordiamo che tutte le partite della Serie A d'Elite, ma anche alcune gare di Serie B Challenge e delle varie coppe del nostro circuito vengono trasmesse appunto su questo canale YouTube. Possiamo andare con la Goal Collection, dunque con la rassegna di tutti i gol della settimana per quanto riguarda la 15ª e 4ª giornata della regular season della Serie A d'Elite. Vai Massimo Montinori. La Locomotive parte benissimo nella super sfida all'Alba Roma con una meraviglia col mancino di Apuzzo, e ci ha dimostrato quanto sia in grado di fare cose belle con il suo piede preferito, soltanto che l'Alba Roma è un rullo compressore e non vuole mollare di un centimetro alla lotta per lo scudetto. Mancini con questo sinistro per il bilibato vale l'1-1 e firma l'1-1 nel secondo tempo, rigore perfetto di Mininni, 2-1, sorpasso attuato dalla formazione di Caringi, 3-1 poi di testa con Scuteri che non è un gigante ma svetta più in alto di tutti, 3-1 Locomotive che prova a rimettersi in carreggiata con una punizione, una maledetta sempre di Apuzzo, che però non basta per trovare il pari, non basta la formazione di Andreozzi per rilanciarsi in classifica, ancora di più finisce 3-2. Il Borgorosso torna a vincere dopo 2 mesi e mezzo e lo fa col fanalino di coda Real Miami, palla in verticale al 10° della ripresa per il 20 che controlla in area di rigore, poi osserva la situazione, mette al centro dove sta arrivando Di Maria che prima finta, poi controlla e poi spara, palla all'angolino, battuto Zarrella e 1-0 Borgorosso
Il raddoppio arriva 5 minuti più tardi, sempre con un'azione in verticale, sempre trovando la corsa di un esterno, questa volta di Venale, che controlla, va sul fondo e mette il pallone al centro, dove arriva un Berti praticamente come un treno e spacca la porta mettendo la palla sotto l'incrocio dei pali per il 2-0. Il Real Miami proverà a rimettersi in partita con il calcio di rigore di Gilardi, ma non basterà, perché il Borgorosso vince 2-1, tiene difensivamente e prova a rilanciarsi. Anche la Lupa continua a vincere, collezionando la sua seconda vittoria consecutiva dopo il 6-3 di 3 settimane fa contro l'Atletico Smistamento. Apre le marcature questo tap-in facile facile di Thomas Edison Memai per l'1-0 della Lupa, a seguito di una doppia carambola di Bernardi, poi pareggio di Mattaroccia di tacco all'interno dell'area di rigore, anche un gol bello quanto fortunoso, ma il più fortunoso direi che è questo qui, questa punizione molto molto strana che rimbalza davanti a Cori Carlito e lo batte, di Danilo Luccicordisco, terzo gol consecutivo, secondo consecutivo su punizione, e 2-1 per la Lupa che arriva quinta in classifica, almeno per ora. Anche l'Orione travolge l'Atletico Smistavento per 3-0 con l'ennesima tripletta in questa stagione di Andrea Fragasso, che nel primo tempo spacca la porta con questo tapino sotto porta, nel secondo segna di rigore spiazzando San Filippo per il gol del 2-0, e in chiusura di partita segna anche il tris a seguito di una azione che è partita proprio dai suoi piedi, pallone per Samb che ha tagliato in diagonale, palla di nuovo al centro per lui che controlla e poi piazza col sinistro, palla sotto l'incrocio dei pali, 3-0 e Orione vince ancora. Maccabi e Montagnola invece si spartiscono la posta nel posticipo della 15ª giornata di Serie A d'Elite. Apre le marcature con questo bolide meraviglioso dal limite dell'area di rigore. Sassà Sabbia, pallone all'angolino e 1-0 per il Maccabi, che però si illude, visto che nel secondo tempo la Montagnola riesce a ritrovare il livello del mare con un'altra meraviglia, un altro gioiello questa volta di Lucio Campoli, che riapre non solo la partita ma pure il campionato a 3 giornate dalla fine. Guardate che meraviglia, sinistro morbidissimo alla destra di Tommaso Maroder, 1-1, e a 3 giornate dalla fine il campionato è riaperto. La classifica recita: il Maccabi primo in classifica, quota 39 punti, seguito dall'Alba Roma a 37, campionato riapertissimo. C'è uno stacco però di 7 punti fra il secondo e il terzo posto, perché l'Orione è a quota 30, come c'è il distacco fra terzo e quarto, la Locomotive è a quota 22, sono 8 i punti che dividono quindi Orione e Locomotive. Il Borgorosso è a pari con la Locomotive, scontro diretto settimana prossima e ci sarà da divertirsi. Poi c'è la Lupa a 16 punti in zona playoff, e seguito dalla Montagnola che l'ha raggiunta in classifica sempre a quota 16, scontro diretto settimana prossima tra Montagnola e Lupa. Potrebbe approfittarne l'Unione Ferrovieri, ricordiamo che le squadre al momento fuori dai playoff sarebbero Unione Ferrovieri, Atletico Smistamento e naturalmente Real Miami. Real Miami fanalino di coda, che però non ha demeritato nella partita contro il Borgorosso. Ricordiamo, per quanto riguarda i playoff, la vincitrice dei playoff per il secondo posto, perché il titolo di campione va alla squadra vincitrice della regular season, il secondo posto, dunque quello della vittoria dei playoff, darà accesso alle fasi nazionali di Riccione, fasi nazionali Exine, che si terranno dall'1 al 4 giugno in quel di Riccione. Avranno accesso a questa fase anche la vincitrice della Coppa MIV e la vincitrice del campionato di Serie B Challenge. Ma per quanto riguarda appunto i playoff, seconda e terza della regular season, in questo momento dunque Alba Roma e Orione Ognissanti, vanno direttamente in semifinale, alle semifinali. E poi si giocheranno quarta contro settima e quinta contro sesta. Ricordiamo anche la formula: partite in gara unica sul campo della squadra meglio posizionata al termine della regular season, squadra meglio posizionata che può giocare per 2 risultati sui 3 a disposizione, dunque anche per il pareggio. Per cui arrivare sopra conviene assolutamente. Ma insomma, c'è bagarre per gli ultimi, diciamo, 3 posti, gli ultimi 2 posti ai playoff, e naturalmente per stabilire anche l'ordine di arrivo.
A questo punto, Leonardo, possiamo aprire una parentesi sul campionato di Serie B. Lo facciamo con l'ausilio della classifica anche Sì. in questo caso. E allora andiamo a vedere la graduatoria del torneo cadetto, 9 le squadre impegnate. Al comando c'è ancora il Trevignano e qui dobbiamo Aprire una parentesi. purtroppo dare una brutta notizia. Dobbiamo tornare sulla tragica morte di Domenico Antinori, 22enne calciatore del Trevignano, deceduto domenica scorsa in seguito ad un tremendo incidente stradale, naturalmente per il poco che può contare in questi casi, anche il nostro circuito si stringe alla famiglia di Domenico Antinori e a tutti i suoi amici, i suoi compagni di squadra. Trevignano che comunque mantiene il comando della classifica con 3 punti di vantaggio però sullo Sporting Roma che ha vinto lo scontro diretto proprio contro il Trevignano, infliggendo dunque alla squadra viterbese la prima sconfitta stagionale 1-0 in quel di Ottavia. Sporting Roma che ha battuto anche il Monterotondo con un rotondo, scusate il gioco di parole, 4-1 al Pontificio Oratorio di San Paolo. Ma tu hai assistito, no, forse non hai seguito tu in cronaca diretta la partita dei Gunners, no, assolutamente, No, non ero perché col Vetralla, c'era c'era Campanelli, Campanelli, c'era il 5-4 però, nostro bellissima partita. Gianmarco Campanelli, 5-4 dei Gunners al Vetralla con 9 gol nel primo tempo e nessuno nella ripresa. È un fatto penso più unico che raro. E poi, insomma, le altre squadre, c'è anche la Roma Soccer che è in fondo alla classifica, ma Roma Soccer che ha guadagnato la qualificazione nella Clausura Cup, che lo ricordiamo, è la competizione riservata alle squadre eliminate negli ottavi di Coppa MIB. E allora chiudiamo la parentesi dedicata al campionato di Serie B Challenge e parliamo dei prossimi appuntamenti. Ricordiamo che domenica alle ore 18:30 andrà in scena al centro sportivo Cinecittà Bettini sul nuovissimo campo di calcio a 11 del Cinecittà Bettini la gara amichevole, il secondo test per la nazionale EIFA di Daniele Andreozzi che sarà opposta alla rappresentativa del Mali, alle forze del Mali, come aveva detto fuori onda Leonardo Doveva Talusi. essere uno spot andato in onda, non è andato in onda, forse è meglio per voi. Sarà una partita che naturalmente trasmetteremo con telecronaca diretta sul canale YouTube Live Calcio Elite, al quale vi chiediamo naturalmente di iscrivervi per rimanere sempre aggiornati sui nostri appuntamenti in diretta. E queste invece, se Massimo Montiroli ci aiuta con la grafica, saranno le partite del prossimo turno di Serie A in programma lunedì 13 marzo. Allora, Atletico smistamento Unione Ferrovieri al Campo Roma della Società Sportiva Romulia, Locomotive Roma Borgo Rosso alla Borghesiana, Montagnola Lupa Amatori all'Urbe Tevere, a Torrenova Orione Ognissanti Alba Roma, partita che promette spettacolo e poi il testa coda o il coda Coda testa, Real testa, più o meno. Miami e Maccabi al centro polisportivo Ostiense. Leonardo, ti chiederei di fare dei pronostici. È più Io non posso, in difficile, quanto tesserato eh. Qui è del molto Borgo difficile. Rosso, Ma nemmeno io, in quanto tesserato Life Calcio naturalmente Elite. stiamo giocando, però ecco, Orione Alba Roma. Partita da pareggio. La tripla potevi dire È una così partita. almeno. È una partita da pareggio, ma non escluderei la vittoria di entrambe, perché l'Orione è in forma smagliante, c'è un fracasso in formato Super Saiyan, come dico io in telecronaca, ma l'Alba Roma è una squadra forte che vuole vincere il titolo Adesso crede e nella adesso rimonta, che può giusto. non darà sconti a nessuno.
però immagino nella mia testa un bel pareggio. Va bene, lasciamo stare i pronostici sulle altre partite. A questo punto noi ci fermiamo al rientro, intervista con un gradito ospite, parleremo di calcio a 8. A tra poco. Eccoci di nuovo in onda. Allora, siamo con Piero Macera, il responsabile del calcio a 8 per il circuito EIPA. Ben trovato, Piero. Ben trovato a te Luciano e a tutti quanti voi. Allora, introduciamo il discorso del calcio a 8, la novità di quest'anno. Io ti chiedo intanto a che punto della stagione siamo arrivati, come stanno andando le cose, qual è il bilancio che possiamo fare di questi mesi. Allora Luciano, quest'anno la stagione è iniziata con in formula over 40 ad ottobre. Siamo arrivati alla conclusione del torneo e che poi ci ha visti coinvolti in una sorta di collaborazione al Circolo W per una sorta di Champions League. E il bilancio è stato molto positivo, in quanto la squadra che ha vinto il torneo nel nostro circuito è arrivata anche a disputare la finale della Champions, che poi purtroppo ha perso malamente. E un bilancio positivo perché tutte le squadre si sono ben comportate sia durante il nostro campionato, ma anche in queste fasi finali. Attualmente stiamo svolgendo la Supercoppa, che vede naturalmente la finalista, che è l'SS Licia, vincitrice del campionato che si è svolto da ottobre, e la sorpresa di quest'anno, il Real Vianello, ultima in classifica della stagione invernale. E a sorpresa in questa Supercoppa ha scalato grandi successi fino ad arrivare alla finale, che ci sarà la settimana prossima, mercoledì 15 marzo alle 21 al Centro Sportivo Vianello. Ecco, quindi una formula interessante perché dà l'opportunità anche alle squadre posizionate nei bassi fondi della classifica di giocarsi poi un obiettivo di prestigio. Sì, l'obiettivo è quello di coinvolgere sempre molte squadre, quindi di dare la possibilità a tutti, perché poi, sai, nel corso del torneo possono capitare comunque delle defezioni, degli infortuni, quindi più la stagione dà l'opportunità a tutti di rimettersi in gioco e più diventa vincente, quindi tutte le squadre hanno la possibilità di competere sino alla fine. Fermo restando che il campionato chiaramente va alla squadra Assolutamente, che vince in classifica assolutamente, generale. assolutamente sì, assolutamente. E per quanto riguarda i progetti futuri, invece, quali sono i margini di crescita di questo movimento? Ricordiamo, quest'anno siete stati presso il centro sportivo Vianello, abbiamo avviato questa collaborazione anche con altri circuiti, però ti chiedo quali sono le prospettive future, Piero. Allora, stiamo lavorando con tutto il gruppo per creare delle nuove sinergie e per creare delle nuove opportunità e valutando diversi circoli dove giocare. Adesso in estate, diciamo, il torneo che prevede la fase primavera-estate, stiamo costruendo questo rapporto con il Circolo Bettini, dove ospiterà naturalmente questa nuova avventura, un'avventura secondo me molto importante. Di alto livello che vedrà impegnate diverse squadre. E fermo restando che continuerà anche questa formula over 40 e cercando di creare un circuito sempre più competitivo, perché quello che interessa un po' a tutti poi è arrivare, cioè creare questa sorta di competitività che è importante per le squadre, perché rende secondo me poi lo stesso torneo, lo stesso circuito affascinante per le squadre che vengono a partecipare. Dunque, un buon livello da un punto Sì. di vista prettamente tecnico, però sempre con una grande attenzione agli aspetti comportamentali. Assolutamente, quello che si propone il gruppo è innanzitutto una sana competitività rispettando quelli che sono comunque per noi dei principi fondamentali dell'organizzazione. Il rispetto delle regole e la sportività sia in campo e fuori. È quello che il nostro circuito EIFA si propone
come gruppo, un gruppo che lavora molto sulla qualità e sulla correttezza delle persone che compongono questa struttura, diciamo, questi che vanno poi a giocare in questi tornei. Partita alle squadre, ai responsabili, ai giocatori, agli allenatori, tutti coloro che partecipano attivamente in questo progetto. A proposito di qualità, Piero, abbiamo detto proseguirà nella prossima stagione questa avventura al Circolo Vianello, al Tennis Team Vianello, ma appunto nel mese di aprile, a partire proprio da martedì 18 aprile, prenderà il via il torneo, o meglio, prenderanno il via i tornei del Cinecittà e Bettini, sempre racchiusi sotto la denominazione EIFA. Si tratta della EIFA Bettini 8, per l'esattezza. Ci saranno varie manifestazioni. Si partirà con la Spring Cup e poi a settembre probabilmente la Premier, la Championship, la Liga per la categoria over 35. E insomma, ci sarà spazio per tutti. Le richieste non mancano, questo possiamo Assolutamente. dirlo. E vediamo invece quali sono i servizi che metteremo a disposizione Allora, delle squadre. noi cercheremo di portare, come obiettivo ci siamo preposti quello di portare qualcosa di innovativo, qualcosa di nuovo, quello che non c'è. Innanzitutto un'attenzione all'organizzazione, con la presenza sempre del nostro staff. E inoltre avremo le riprese su tutti i campi da gioco. Con diretta streaming, come facciamo poi per il calcio a 11, grazie a Federazione Calcio Video, quindi riprese video integrali, diretta con telecronaca di tutte le partite sul canale YouTube Live Calcio Elite. Avremo la possibilità praticamente di avere un sito dedicato, ci saranno delle interviste e tutta la. Credo che una volta o due volte al mese saremo ospiti in questa trasmissione per parlare appunto di questo torneo. Ci saranno a fine della giornata gli highlights, ripeto, le interviste ai Avremo il giocatori. VAR anche per il calcio a Assolutamente sì, introdurremo 8 e stiamo questa. lavorando per avere anche una postazione privilegiata per le riprese in modo tale da consentire appunto delle Esattamente. immagini buone, delle immagini che possano effettivamente dirimere determinate controversie, fermo restando che la strumentazione è pur sempre artigianale rispetto a quella di cui sono dotati i campionati professionistici. Sì, questo è vero, però devo dire che con la volontà dei ragazzi che compongono lo staff la qualità va sempre migliorando, quindi devo fare i complimenti a tutta l'organizzazione, a partire dai ragazzi che comunque si occuperanno della parte tecnica di noi organizzatori, perché ripeto, questo è un gruppo secondo me importante che lavora bene, ha come obiettivo di portare nel calcio dilettantistico legato al in questo caso al calcio 8, ma anche al calcio 11, qualcosa di importante, qualcosa di diverso. Attraverso, ecco, non voglio essere ripetitivo, però la costanza e l'impegno di questo gruppo di creare qualcosa di nuovo che oggi, secondo noi, non è che non c'è nel panorama No, ce ne dilettantistico, sono ce ne sono tantissimi e tantissimi, validissimi però di tornei, Rob. vogliamo crescere insieme e portare questo progetto a conoscenza di tutti coloro che amano il calcio come noi. Bene, allora non mi resta che ringraziare Piero Macera per questo suo Grazie intervento. a te. Noi diamo appuntamento con la EIFA Bettini 8 per martedì 18 aprile e poi chiaramente seguiremo l'evolversi della Supercoppa dell'EIFA Senior 8. Grazie a tutti e buona serata. A tra poco. Eccoci di nuovo in studio. Allora, dopo l'intervista all'ottimo Piero Macera, è il momento tanto atteso dalle quattro squadre rimaste in gara del sorteggio valevole per le semifinali di EIFA Cup. Dunque, Massimo Montiroli, possiamo procedere con questo sorteggio.
Momento di suspense. Suspense, eccolo qua. Leonardo Talusi, eccoli i nomi delle quattro formazioni rimaste in gara: Maccabi, Montagnola, Unione Ferrovieri e Lokomotiv Roma. Allora, il via per questi abbinamenti, vediamo quale sarà la prima squadra estratta. E vediamo anche dove giocherà. L'Unione Ferrovieri. L'Unione Ferrovieri. Che ha giocato in casa l'ultima volta contro lo Sport. Adesso non verrà sorteggiata l'avversaria dell'Unione Ferrovieri, ma la partita la squadra che giocherà la seconda semifinale. E quindi già denoterà gli accoppiamenti. Gli accoppiamenti, chiaro. Allora, il Maccabi ne consegue che queste due squadre non potranno affrontarsi, non si affronteranno perlomeno in semifinale. Vediamo adesso l'avversaria dell'Unione Ferrovieri. Lokomotiv o Montagnola? Lokomotiv. E infatti... E ha ragione Leonardo Talusi, ho indovinato io il pronostico perché lo avevamo detto prima di rientrare in studio. Derby dei Ferrovieri. Derby della Borghesiana, dunque partita che si giocherà alla Borghesiana a questo punto, perché come fosse campo neutro, mentre sarà Montagnola-Maccabi o Maccabi-Montagnola. L'ultima entrambi sfida hanno giocato in casa, però Maccabi in campo neutro è stata giocata appunto dal Maccabi in campo neutro. La Montagnola invece giocò in casa contro i Gunners, dunque sarà deciso una sede neutra per questa sfida. Ricordiamo dunque gli accoppiamenti per le semifinali di AIFA Cup che si disputeranno lunedì 20 marzo, dunque tra pochi giorni. Unione Ferrovieri, Lokomotiv Roma e Montagnola e Maccabi Montagnola. La prima nominata è il Maccabi, anche se l'incontro si disputerà in campo neutro. Bene, siamo ai saluti, Leonardo. Saluti finali. Talusi, noi ci ritroveremo presto sui vari campi del circuito AIFA Calcio Elite. Ringraziamo anche Piero Macera, responsabile della sezione del settore calcio a 8 per il circuito EIFA, naturalmente anche Massimo Montiroli alla regia. Massimo è colui che ha reso possibile e rende possibile ogni volta questa trasmissione. Grazie anche a te, Leonardo. Grazie a te, Luciano. Grazie a tutti coloro che ci seguiranno. E vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Chiacchiere da VAR. E non mancate sui campi, perché lunedì c'è la Serie A e domenica c'è la Nazionale AIFA. A presto!